Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Quest'oggi vi farò vedere che cosa c'è nella mia pochette, perché vi avevo lasciato con il video tag What's in my bag e adesso vi avevo detto che vi avrei fatto il video su che cosa c'è dentro la mia pochette, sennò quel video sarebbe durato veramente un'infinità. E adesso appunto vi farò vedere questa pochettina qua. L'ho presa da H&M e l'avevo pagata, mi sembra, sui 4,90 euro, mi sembra. È molto comoda e molto capiente. Ci sta tutto quello che ci deve stare, ecco. O perlomeno ce lo faccio stare. Comunque. Andiamo subito a vedere che cosa c'è. Non vi spaventate, c'è un macello, perché io odio avere tutte le cose sparse per la borsa, quindi praticamente le raggruppo tutte qua dentro. Allora, cosa c'è? Io tiro fuori, eh. Allora, salviettine, queste qua non possono mai mancare, sono salviette multiuso all'aloe. Poi, vari, aspettate che magari li prendo tutti così non ve li tiro fuori un'altra volta. Ecco qua. Varie salviette di quelle che danno ai ristoranti quando si mangia il pesce. Io magari a volte non le utilizzo perché proprio sono impregnate, sono proprio bagnate, cioè preferisco alzarmi e andarmi a lavare le mani veramente in bagno e tengo perché appunto non si sa mai. Anche magari quando si fa benzina, che poi rimane quell'odore sulle mani che odio, si usano queste. Poi limette, queste qua le ho prese da Essence e sono 6 limette piccoline, se riesco a farvele vedere. Vabbè, comunque sono 6 limette piccoline, utilissime appunto da portare in borsa e sono molto comode davvero. Poi, crema idratante mani, questa è di Vivi Verde Coop, riuscirò a farvela vedere, sì, Vivi Verde Coop, ed è crema idratante protettiva mani, buonissima davvero, non contiene parabeni, non contiene schifezze, ecco, non contiene schifezze ed è veramente buona, ve la consiglio. Poi, dopo puntura per le zanzare, questa della Vape, non può mai mancare, quest'anno mi stanno massacrando, mi stanno. Poi, vari cerotti, adesso ve li tiro fuori un po' tutti, se riesco. Ecco qua. Appunto, vari cerotti, anche delle principesse che non si sa mai. Poi, varie mollettine, le mollettine quelle da mettere sui capelli che ogni volta che le cerco non ci sono mai. Poi qua c'è un'altra pochettina dove dentro, diciamo, tengo le medicine e gli OB, diciamo appunto varie medicine. E appunto gli OB che diciamo noi femminucce sappiamo che cosa sono e a che cosa servono. Non andiamo ad approfondire l'argomento. Poi, elastico per capelli. Questa qua è la crema della Nivea dove dentro ho messo una sottospecie di BB cream. Quando mi accorgo che appunto c'è qualcosa che non va, inizio a spalmarmela. Poi profumo in, diciamo, un provetta, Tommy, è un campioncino, questo qua è Tommy, sì, Tommy, non c'è il profumo proprio come si chiama, comunque. Dentifricio e spazzolino, poi correttore, mini correttore, Kabuki. Piccolo, 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 questo qua è preso da H&M. Mamma mia, che dolce che è! È bellissimo, è morbidissimo, è tenerissimo, è piccolo. Poi, mini, 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 mini mascara. Vedete? Cioè, è proprio mini, cioè, è proprio piccolo davvero. Cioè, questo qua lo metterò due volte, è finito. Poi, assolutamente non può mancare la mucchina gel. Io avevo preso appunto questo barattolino vabbè, con Titti perché era piccolo e ci stava nella borsa perché di portarmi proprio tutto il flacone non mi sembrava il caso. Ancora elastici. Poi,
matita per gli occhi, anche questa super mini. Questa qua era di Dior, una volta, quando era intera. Poi, taglia unghie, no, taglia unghie classico, e pinzetta per le sopracciglia. Limetta, questa qua, non so, avevo anche le lime di cartone, non so questa cosa ci faccia qua dentro, comunque, limetta in metallo per le unghie. Blush di L'Oreal, questo qua è il numero 205, molto comodo, molto bello il packaging, a me piace tantissimo. Vedete qua c'è il, diciamo, il fardo, e qua sotto c'è lo spazio per il pennellino che poi vabbè, ho tolto, però perché tanto ho il kabuki. Quindi vabbè, ho tolto, ma è molto comodo. Poi questo qua, un lucida labbra di Dior. Questo qua è quello che mi hanno regalato alla sfilata, che ho fatto, la penultima, non mi ricordo. Comunque di questo colore, adesso voi lo vedete marrone, ma poi sulle labbra rimane come se fosse nude. Molto buono, dura molto. E poi c'è, infine, l'ultima cosa che rimane nella pochettina, è questo, che è il rossetto liquido di L'Oreal. Questo qua è il numero 401 ed è davvero buono, ve lo consiglio, di questo bel fucsia, e davvero ve lo consiglio, è buonissimo, dura praticamente quasi tutto il giorno. Adesso vabbè, tutto il giorno io intendo il pomeriggio, perché comunque è forte da portare anche la mattina. Comunque dura. Rimane il colore, magari un po' lucido scompare, ma dura davvero, e a me piace veramente un sacco. Quindi siamo arrivati alla fine di questa, diciamo, di questo video, perché la pochette è vuota e vi ho fatto vedere tutto quello che c'era al suo interno. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi rimando al prossimo. Ciao!